Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna, e Fabio Panetta alla guida di Banca Italia, due nomine importanti su cui il governo ha trovato ieri una piena intesa. A poco più di due anni dall'impegno svolto con successo per la campagna vaccinale contro il Covid, il generale degli Alpini, 62 anni, che nel 2021 fu nominato al vertice del comando operativo Interforze, torna a rivestire l'incarico di commissario di governo, questa volta per la gestione post-alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Nomina che arriva a quasi due mesi dalla tragedia che ha provocato 15 morti, 36.000 sfollati e oltre 8,8 miliardi di euro di danni. Figliuolo resterà in carica 5 anni e avrà come subcommissari i governatori delle tre regioni colpite, Stefano Bonaccini per l'Emilia-Romagna, Eugenio Giani per la Toscana e Francesco Acquaroli per le Marche. Non sono mancate le polemiche intorno alla nomina del commissario per la ricostruzione, tra l'opzione di una figura politica o tecnica. La scelta alla fine è caduta su chi ha ben gestito la seconda fase dell'emergenza Covid, soluzione apprezzata anche da sindaci e imprenditori, soddisfatti della nomina del generale e del coinvolgimento del presidente Bonaccini. Dopo più di 30 anni in Banca Italia fino al 2019, passando poi dal gennaio 2020 nel comitato esecutivo della BCE a Francoforte, Fabio Panetta, classe 1959, ritorna a Palazzo Koch nello scranno più alto. Panetta, che sarà l'11° governatore della Banca d'Italia, era stato scelto in prima battuta come ministro dell'Economia. Nove mesi più tardi, il governo lo ha indicato come governatore di Banca Italia, dove dal prossimo novembre sostituirà Ignazio Visco in carica dal 2011. Parere positivo unanime per la sua nomina era arrivato il 23 giugno scorso dal Consiglio Superiore di Banca Italia. Il decreto di nomina, come da procedura, sarà sottoposto al Presidente della Repubblica Mattarella, con il quale il Presidente Meloni si sarebbe consultata nel merito della decisione, trovando pieno apprezzamento. La partenza dell'economista da Francoforte lascia ora un posto libero nel board della Banca Centrale.